Bentornati fratelli di Tuberanza, siamo sul tube. Risponde una specie di fact time. No, in realtà è un fact time, ma va bene uguale. Prima di iniziare però ho bisogno di voi e dei vostri consigli. Perciò preparate le vostre ditine a battere sulla tastiera, perché il consiglio di cui ho bisogno è il seguente. Ho intenzione di portare una nuova serie, un nuovo gioco qui su Tuberanza, ma per farlo ho bisogno dei vostri consigli e possibilmente che sia un gioco di pari interesse ad Inazuma. Che ne so, io avevo pensato a Ben 10, SpongeBob, molto carini, doppiati anche in italiano, insomma, non affatto malvagi, però ho bisogno della vostra approvazione e dei vostri consigli. Vi dico soltanto, non consigliatemi Dragon Ball Dokkan Battle perché è veramente scandaloso. Non so come fate a giocarci, regà, boh, a me dopo 10 secondi mi aveva già rotto le palle e quindi l'ho cancellato dal cellulare. Non mi chiedete FIFA, raga, perché lo sapete, io sono contrario ai FIFA, ai Momentum e tutte quelle stronzate lì. Troppo mainstream oltretutto. Non mi chiedete YouTuber Life perché è veramente, cioè, la merda della merda. E quindi... ecco, insomma, nei commenti commentate e consigliatemi quale gioco volete qui su Tuberanza. Per PC, PS3, PS4, Wii e Wii U. Insomma, tutte le piattaforme possibili, immaginabili. Ma adesso basta, perché dobbiamo iniziare con le vostre domande. La prima domanda è di Mastercraft. Tube risponde: ciao Tube, sei un grande, volevo chiederti due cose. Come ti sei avvicinato al mondo Game Card Collection Pokémon? Come hai scoperto Inazuma Eleven? E tre, mi saluti? Ma volevi chiedermi due cose, ne chieste tre. Non vale. Va bene, a prezzo uguale. Innanzitutto ti saluto, ciao Mastercraft. Poi ti rispondo a come mi sono avvicinato al mondo Game Card Collection Pokémon. In realtà io ho sempre collezionato carte Pokémon, dalla primissima espansione all'ultimissima, con l'unica differenza che da Turbo Blitz in poi ho avuto la fortuna di conoscere la StarChuCom, che puntualmente, come esce una nuova espansione, mi fornisce 4 pacchetti e 2 mazzi tematici da recensire per voi, ok? Io poi li tengo lì, non è che ci gioco, però li colleziono. Poi... mettiamoci anche che io sono cresciuto con Pokémon e quindi per me qualsiasi cosa sia Pokémon è pazzesca. Come hai scoperto Inazuma Eleven? Bella domanda. In realtà io ero alla ricerca, come in questo caso, di un gioco da portare qui su Tuberanza. Molti mi chiedevano FIFA e quindi un gioco di calcio e io pensavo, ma che gioco posso portare? A loro piace il calcio ma mi fa cagare FIFA. Che posso pre... Inazuma Eleven. Avrei preferito Holly e Benji, ma non c'è un gioco di Holly e Benji attuale, quindi ho dovuto ripiegare su Inazuma Eleven. Ho seguito qualche puntata del cartone animato, ma niente di che, ok? Spero di essere stato il più chiaro possibile. La prossima domanda è di Giacomo Laccu. Tube risponde: Tube, ma tu sei al liceo, giusto? Ti sono mai capitate delle situazioni amorose? Se sì, puoi spiegarcele e salutami nel tuo prossimo video, sei un grande. Innanzitutto ti saluto, Giacomo, e grazie per avermi dato del grande. Anzi, i grandi siete voi che puntualmente risiedete qui su questo canale. Adesso vi ti dico. In realtà uno come me al liceo verrebbe bocciato dopo 2 ore. Cioè, primo giorno di scuola, 2 ore dopo, Mirko bocciato perché non sa in cazzo pronunciare questa qua. E infatti ho frequentato l'Ipsia di San Benedetto del Tronto, settore elettrotecnico, per diventare elettricista. Io sono entrato in quella scuola che volevo a tutti i costi diventare elettricista, perché vedo che mio zio fa l'elettricista, c'ha un pozzo di soldi, e quindi ho detto voglio pure io fare un pozzo di soldi. Sono uscito da quella scuola che in realtà non voglio più vedere un elettricista, inizio quasi a odiare zio, non è vero zio, lo amo, e non voglio neanche più vedere un cavetto di rame. Cioè ragazzi, è assurdo, perché per quanto mi riguarda gli insegnanti hanno svolto un lavoro pessimo, si portavano i problemi di fuori, arrivavano incazzati, interrogavano a caso e puntualmente ci capitavo io e mi incazzavo come una bestia. Per quanto riguarda le situazioni amorose, assolutamente sì, sono capitate, perché raga, alla fine alle superiori siete ragazzi e quindi ti capita quella che ti viene dietro, tu vai dietro a una, capita anche la situazione in cui ci state tutte insieme e vi frequentate, cioè magari durante le ore di lezione, professore posso andare in bagno?
Sì, certo, è in bagno, perché ci puoi andare in bagno. In realtà tu al bagno non ci dovevi andare, ma ti volevi incontrare con questa ragazza per una limonata, per una palpata o magari per parlare, perché può succedere. E questo più o meno è quello che è successo a me. Io durante la ricreazione, durante le ore di lezione, proprio stando in bagno, certo, è in bagno, in realtà in bagno non ci andavo proprio, andavo dalla parte opposta, ok? Però i professori non sono stupidi, ce lo sanno, e comunque certe cose ve le lasciano fare. Però raga, la cosa importante, comportatevi sempre bene, non fate come me, perché sennò vi ritrovate a fare gli youtuber e non va bene. La prossima domanda è di Scalvo Cancelletto. Tu mi risponde: quali giochi porteresti su New Nintendo 3DS se sei un pro? Tuberanza. Questo gioco di parole è più vecchio di mia nonna. Ma va bene uguale, io apprezzo sempre. Allora, quali giochi porterei su New Nintendo 3DS? Avevo intenzione di portare tutti gli Inazuma usciti fino ad ora per New o Nintendo 3DS. Pokémon Sole e Luna e possibilmente anche qualcos'altro. Però purtroppo l'acquisto del New Nintendo 3DS XL con il Game Capture viene rimandato a data da definirsi, perché per ora non posso, ok? Bene, la prossima domanda è di ParkDTM. Ti hanno mai insultato o preso in giro per le tue passioni Pokémon, Yu-Gi-Oh! E Inazuma Eleven? In realtà, tra quelle che hai nominato, soltanto Pokémon è la mia vera passione. Yu-Gi-Oh! E Inazuma io li porto soltanto per voi. Sì, ci capisco, ma è relativo. Non mi hanno mai insultato, perché poi da un insulto si vengono alle mani e non va bene. Preso in giro, forse con gli amici, ogni tanto una battutina. Ma le stesse persone che prima mi prendevano leggermente in giro per Pokémon, adesso stanno giocando a Pokémon Go. Quindi immaginate che strafigura di merda che hanno fatto, ok? Però ritorniamo al discorso dei mercenari che giocano o fanno qualcosa solo perché va di moda e non perché è la loro passione. Raga, non ho parole per questo, ma va bene uguale. La prossima domanda è di Professional Gamer. Tube, come ti è venuta l'idea di fare lo youtuber? Per favore mi saluti. Ovviamente ti saluto, Professional Gamer, e ti spiego. L'ho detto 30.000 volte ma lo ripeto. Anziché dormire fino a mezzogiorno l'una, mi sono detto: ma perché non proviamo una strada alternativa e non proviamo a fare qualcosa di fantasticamente bellissimo? E quindi mi sono messo qui su YouTube. Non avrei mai immaginato di ricevere così tante soddisfazioni che puntualmente mi vengono date da voi che commentate, da voi che condividete, sempre da voi che cliccate quel dannato pollicione all'insù, ok? Perfetto, spero di essere stato esautivo. Prossima domanda di WeGamersTV47. Come ti senti quando un tuo fan ti fa i complimenti? Mi saluti, sei veramente un grande. Allora, grazie per avermi dato del grande e soprattutto ti saluto, WeGamersTV. Come mi sento? Beh raga, è ovvio che quando una persona o qualcuno ti fa dei complimenti è sempre bellissimo, ma la parte più bella è quando mi scrivete: Tube, grazie al tuo gameplay mi hai fatto tornare la voglia di giocare a Pokémon. Cioè raga, un commento del genere a me fa rinascere, ok? Cioè proprio come la fenice che muore e poi rinasce, ok? Cioè perché significa che quello che stai facendo è veramente, ma veramente un ottimo lavoro. E se io guadagnassi 10 centesimi per ogni persona che si è iscritta al gioco di carte collezionabili online, probabilmente ora sarei abbastanza ricco. Attenzione, momento tristezza. Regia, abbassiamo un pochettino l'atmosfera, grazie. Bravo, perfetto. Lollo Game 2004. Tube risponde: ma Tube, tu hai mai baciato qualcuno di lingua? Se sì, chi? Lollo, ho 25 anni quasi, e quindi di lingua ho baciato un po' di ragazze. In questo momento la mia fidanzata, cioè sono 6 anni che bacio di lingua la mia fidanzata. Prima ci baciavo le mie ex, anche chi non mi era niente. Ma comunque le serate in discoteca si sa come possono finire. Possono finire benissimo, possono finire in maniera mediocre, quindi con un bacio di lingua, e possono finire male, in cui non rimorchi. Ma è tutto normale ragazzi, fa parte del cerchio della vita, ok? Quindi Lollo, se hai paura di baciare qualcuno con la lingua, stai tranquillo perché non muori, ok? Beh, la prossima domanda è di Fabio Games, TubeTM, The Game Master 834. Tube, ma fare lo youtuber è come un lavoro? Allora, ti rispondo rapidamente.
Alcuni possono permettersi di dire faccio lo youtuber come un lavoro e altri non possono assolutamente permetterselo, ma lo dicono comunque perché in realtà nella vita non hanno voglia di fare un lavoro vero e proprio. Spero di essere stato abbastanza chiaro. La prossima domanda è di Andre Gabbi. Tu mi risponde, hai mai fatto una dichiarazione? Regia, riabbassiamo l'atmosfera, sì. Andre, è ovvio, ho fatto delle dichiarazioni e le ho anche ricevute. Alcune sono andate a buon fine e altre no. Quelle che non vanno a buon fine ovviamente ti lasciano di merda. Ma non importa perché la vita è lunga, di ragazze è pieno. Quindi se Tizia ti dice no, ci sarà Kaia che ti dirà di sì e ti divertirai da morire, ok? La prossima domanda è di Nicolò Tosoni. Tube, ma perché non hai mai fatto vedere la tua ragazza in un video? E se lo hai fatto, come si è sentita? Allora, la mia ragazza l'ho fatta vedere nei video dei Japan Tour che trovate tranquillamente qui su Tuberanza. Come si è sentita dovete chiederlo a lei. Purtroppo sto cercando di convincerla a fare dei gameplay con me, anche perché ragazzi lei è molto ma molto forte, soprattutto a giochi come Naruto. Molte volte mi ha anche aperto, quindi gli ho detto più volte, ma Tina, facciamo, si chiama Martina, Martina, facciamo un video insieme, alla gente piace vedere la figa nei video, mi farai crescere, mi fai guadagnare iscritti, visualizzazioni, e lei non me ne frega un... Quindi niente raga, provate a convincerla voi, non so che altro fare, quindi per ora è così. La prossima domanda è di Ale Bre. Tu mi risponde, farai qualche video sul canale insieme a Joseph the Gamer? Allora, vi spiego com'è la situazione. A differenza di quello che si dice in giro, io e Joseph non siamo nemici, anzi siamo amici e parliamo persino in privato, quindi... Per ora non faremo dei video insieme perché trattiamo contenuti completamente diversi, ok? Quando uscirà Dragon Ball Xenoverse 2, forse ci sarà la possibilità di fare qualcosa insieme. Ma queste cose non dovete chiederle soltanto a me, ma dovete chiederle anche a lui, perché ci deve essere una cosa cooperativa, cioè un sì da tutte e due, perché se io dico sì, lui dice no, il gameplay si fa. Se lui dice sì, io dico no, il gameplay non si fa. Se io dico sì e lui dice sì, il gameplay si fa. Ok? Perfetto. Prossima domanda di Amedeo Zaccone. Stai notando che il numero dei tuoi iscritti sta crescendo velocemente? Se sì, hai già in mente uno speciale da fare per il prossimo traguardo, 50.000 iscritti? Grande Tube, continua così. Allora, un attimo. Io vi ringrazio tutti. Abbiamo raggiunto i 40.000 iscritti e per me è un traguardo pazzesco. Non ci avrei mai scommesso, ma voi invece lo avete fatto. Puntualmente cliccate il pollicione, condividete i video a mattone proprio ed è una cosa fantastica. Quindi grazie, grazie, grazie. Per quanto riguarda lo speciale di 50.000 iscritti, non ho ancora in mente nulla, ma mancano ancora 9.000 iscritti se non sbaglio, più o meno, ok? Però ho tempo per pensarci, ok? Grazie ancora a tutti. Fratelli, per oggi è tutto. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!